Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati sul mio canale. Siamo a giugno, l'estate si avvicina, è ora di dare un'occhiata insieme alle migliori scarpe che potranno accompagnarci quest'estate. Ho deciso di stilare questa top 10, che in realtà è semplicemente una lista, quindi non sono in ordine dalla migliore alla peggiore o al contrario. Si tratta semplicemente di una decina di modelli di scarpe che secondo me quest'estate andranno forte e che voglio consigliarvi nel caso vogliate acquistarne qualcuna. Sono più di 10 perché per alcune di queste vi consiglierò diverse colorway, di conseguenza ok, la stessa scarpa ma con colorway diverse può anche essere considerata una scarpa diversa. Ho deciso inoltre di tenere un budget di 250 euro per tutte le scarpe di cui vi andrò a parlare. Questo perché 250 euro a parere mio è un prezzo già abbastanza alto, ma sufficiente per avere delle scarpe di un certo livello o comunque che secondo me valgono davvero tanto. La maggior parte sono molto al di sotto di questo prezzo, ce ne sono forse un paio che sono lì sul limite. Direi di non perdere altro tempo in chiacchiere e cominciamo subito. Per cominciare volevo consigliarvi la Jordan 1 Low in versione golf. Certo, si tratta di una scarpa con la tecnologia dedicata allo sport del golf, ma molte delle scarpe che indossiamo ora una volta erano dedicate a essere utilizzate per il basket, quindi queste qui da golf possono essere tranquillamente indossate anche per andare in giro, semplicemente in centro, per andare ovunque. Il taglio di questa Jordan 1 è molto simile, se non praticamente identico, a quello della Jordan 1 Low in versione OG, quindi non il taglio moderno ma quello OG. Ci sono delle leggerissime differenze di silhouette che secondo me però migliorano molto il modello. Le colorway che vi posso andare a consigliare sono la UNC sicuramente e la Shattered Backboard, uscita soltanto pochi giorni fa. Altrimenti sono un altro paio di versioni che sono molto interessanti, come quella completamente grigia, c'è la Chicago ma che è leggermente fuori budget, o anche la Shadow. Tutte colorway molto molto valide. Si tratta infatti di colorway praticamente OG e il prezzo di questa scarpa è davvero irrisorio per quanto è bella e quanto aggiunge all'outfit una volta indossata. Praticamente avete delle versioni low di colorway oggi al prezzo di 200 euro. Prossima scarpa che volevo consigliarvi è la Blazer Low in collaborazione con Off-White. Sì, nonostante quel pezzo di gomma sul tallone della scarpa, io ritengo che siano delle scarpe davvero valide, a maggior ragione se come me decidete di rimuovere la parte del tallone di gomma e rendere la scarpa davvero perfetta per l'estate. Io questa la sto già usando tantissimo e sono sicuro che quest'estate la utilizzerò davvero ancora di più. Il prezzo di resell è davvero bassissimo, cioè addirittura quella versione nera la potete trovare quasi al prezzo di retail, magari intorno ai 150 forse 160 euro, mentre questa qui bianca sui 170-180 forse trattasse tutto quanto vi viene a costare sui 200. E comunque stiamo parlando di una collaborazione tra Nike e Off-White, quindi una scarpa di un certo livello. Io sono sicuro che comunque, nonostante quel pezzo di gomma, saliranno di prezzo. Sono delle scarpe di per sé molto belle, una volta spezzato quel tabù la gente inizierà a indossarle, le vedremo spesso in giro e io ve le consiglio davvero tanto. Sicuramente molti di voi sono interessatissimi alle Dunk, ce ne sono un'infinità di colori, a partire dalla black white per andare su quelle bianche rosse, ce ne sono veramente di tutti i tipi. Quella che mi sento di consigliarvi, che mi è piaciuta tanto quando l'ho vista anche in mano, è la Dunk Low Two Tone Grey, quindi con questa doppia colorazione di grigio, lo swoosh bianco, davvero clean, facilissima da abbinare, davvero niente male. Il prezzo sta già piano piano salendo, appena uscita si aggirava intorno ai 160 euro, già soltanto 2-3 mesi dopo è quasi a 200, quindi se vi piacciono e le volete vi consiglio davvero di non aspettare, perché presto continuerà a salire e arriverà comunque intorno ai 250. Secondo me è davvero bella, davvero facile vestire, non vedo perché il prezzo non debba salire ulteriormente. Altra Dunk Low che ci tenevo a nominare è una davvero particolare che a me personalmente non mi fa impazzire, ma oggettivamente non posso negare che sia una colorway molto bella. Sto parlando della Dunk Low Ocean. Questa è stata fatta in taglia da donna, ma non preoccupatevi, in questo caso hanno deciso di ampliare il sizing fino al 47, qualcosa del genere, comunque delle taglie abbastanza alte. Il problema è che queste taglie grandi erano molto molto limitate, di conseguenza dal 45 in poi siamo fuori budget, si aggirano intorno ai 300 e passa euro, mentre tutte le taglie da 44 e mezzo in giù sono sotto i 250 euro, addirittura le taglie propriamente da donna sono intorno ai 200 euro al massimo. Una colorazione davvero interessante per una scarpa che sicuramente avrà una qualità migliore. Quando Nike decide di fare queste release con delle texture molto particolari, dei colori diversi, decidono di utilizzare anche dei materiali un po' più premium, quindi sicuramente per questo prezzo è molto consigliata. Torniamo su Jordan, in questo caso Jordan 1 modello High, vi consiglio due colorway per quest'estate. Una decisamente al di sotto del budget di 250 euro è la Heritage, una colorway molto sottovalutata, molto bella. Ho fatto una recensione di questa e in realtà anche dell'altra colorway, le trovate entrambe sul mio canale. La Heritage la trovate tranquillamente con meno di 200 euro e vi portate a casa una Jordan 1 High con una qualità davvero niente male, dei colori
colori molto accesi, perfetti per l'estate. L'altra colorway che vi propongo è la Stage Haze, uscita soltanto un paio di settimane fa. Al momento il prezzo di resell è quasi al limite dei 250 euro, cioè giriamo intorno ai 230-240, e secondo me questa è bellissima. Purtroppo le taglie da donna invece in questo caso sono molto più alte, quindi meno di 300 euro un po' più difficile. Come dicevo, per entrambe c'è una review sul mio canale, vi consiglio di dare un'occhiata per vedere più dettagli. Sempre modello Jordan 1, questa volta in versione low. Ci sono due colorway che vi consiglio davvero tanto e vi consiglio di non aspettare se vi piacciono: la Jordan 1 Low in colorazione Shadow Toe e la Jordan 1 Low in colorazione Bread Toe. Soprattutto la seconda al momento è a un prezzo davvero ridicolo, con 150 euro comprese le tasse, compresa la spedizione, compreso tutto quanto, ve le portate a casa. Ed è anche qui una colorway che è sempre stata richiestissima. La versione high si aggira intorno ai, non lo so, 800 euro forse in questo momento, davvero alta, un color blocking davvero bellissimo che viene riproposto anche in grigio sulla Shadow Toe. La Shadow Toe in questo momento è leggermente più alta, intorno ai 170 euro, ma davvero secondo me queste due colorway, soprattutto la Shadow Toe, saliranno molto in fretta. La Shadow era leggermente più limitata della Bread ed è proprio per questo che la Bread sta così bassa, ma sicuramente entrambe saliranno di prezzo perché sono davvero bellissime. Altra Jordan 1 Low che vi volevo molto consigliare, che sta già salendo di prezzo, in questo caso un modello da donna che arriva soltanto fino al 44,5, è la Jordan 1 Low Football Grey Aluminum, una colorway davvero clean, super pulita, anche abbastanza delicata, ma secondo me vale davvero tanto. Al momento si aggira intorno ai 200 euro anche per le taglie un po' più grosse, su 240 al massimo, e è destinata a salire, è davvero molto molto bella. Io la vedo sempre addosso alla mia ragazza e ogni volta è spettacolare come colorway, è una di quelle che vi consiglio di più e vi consiglio davvero tanto di non aspettare se vi piace. Adesso vi consiglio una Jordan 1 che è sia in versione mid che in versione low, quindi qui potrete andare a preferenza. Sto parlando delle Inside Out, due Jordan 1 secondo me davvero bellissime, hanno fatto un lavoro molto particolare su queste due colorway, giocando anche molto con i materiali e con la costruzione della scarpa stessa. Entrambe si aggirano intorno ai 160 euro come prezzo ed entrambe sicuramente saliranno perché erano molto limitate e, ripeto, sono davvero davvero belle, molto clean come colorway, ricordanti anche una Jordan 1 High in collaborazione con Off-White che al momento si aggira intorno ai 6.000 euro di resell. Anche queste due molto molto consigliate. Passiamo a New Balance, cominciando dal modello 2002R, una colorway che sta piano piano prendendo molto piede, sta piano piano guadagnando molto rispetto e secondo me è davvero davvero valida, comodissima, leggera, belle colore, una silhouette davvero accattivante. Quello che vi posso consigliare sopra tutte le altre sono la Nightwatch Green, la Light Cream Purple, ce n'è una molto bella che è la Dark Grey Black, se non sbaglio, con questa suola vintage, l'upper nero davvero bellissima, e una molto molto sottovalutata, la Light Bone Grey. Sono scarpe davvero versatili, davvero comodissime, facili da abbinare, facili da indossare. Vi consiglio di non sottovalutarle perché meritano davvero tanto e guadagneranno tanto rispetto anche nei prossimi mesi. Infine, quella che forse sarà la scarpa dell'estate per eccellenza, la New Balance 550. Io alla fine non ho resistito, ho dovuto acquistarne un paio e mi sono concesso il vizio di prendere quella in collaborazione con Emeleon d'Or. Secondo me è davvero una silhouette bellissima, super facile da vestire, super clean. Ho fatto un video riguardante New Balance in generale, il successo che sta iniziando ad avere, lo trovate sul canale, vi consiglio di darci un'occhiata perché è davvero interessante. Per questa scarpa ci sono un'infinità di colorway tra cui potete scegliere, ce ne sono di azzurre, di nere, di verdi, di grigie, davvero qualsiasi. Forse quella che vi consiglio più di tutti e che è quella che al momento ha il prezzo di resell più basso è la classica bianca con alcuni dettagli in grigio, super clean, pulitissima, davvero bella, non potete sbagliare con quella. Ce ne sono alcune un po' più carine come quella arancione che ha un resell irrisorio ed è una scarpa bellissima, altrimenti con un prezzo di resell un po' più alto è la UNC, quindi azzurrino molto leggero, bellissima anche questa. Insomma, potete davvero sbizzarrirvi, tranquillamente andate su StockX, scrivete New Balance 550, spulciate un po' le colorway che ci sono e scegliete quella che preferite. Ce ne sono alcune che sono ben al di sopra del prezzo di 250 euro, ma sono sicuro che potrete trovarne anche altre che vi piacciono rimanendo sotto il budget. Non fa propriamente parte della top 10, ma una menzione che ci tenevo a dare è alle Foam Runners. Questa qui è non proprio una scarpa, non è proprio una ciabatta, è incastrata, non esce, ma secondo me è veramente da non sottovalutare. Stanno facendo un sacco di colorway, il che sta rendendo più accessibile il modello a livello di resell. Tra l'altro hanno anche alzato il prezzo di retail a 90 euro, di conseguenza se andate a pagarle a 150 non è neanche poi così tanto. La mia colorway preferita è la Sand, ma ormai è ben oltre il budget, anche se si vocifera di un restock di proprio questa colorway, quindi tenete gli occhi aperti se vi piace questa, altrimenti ce ne sono altre come la Stone Sage, la Sulfur, la Mist,
Beast, la Ocre, che sono intorno al budget o al di sotto del budget di 250 euro, e sono davvero 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 belle, comode, spettacolari. Non sottovalutatele, provatele e vi ricrederete. Bene ragazzi, per questa lista delle migliori scarpe per l'estate 2022 è tutto. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita o se a parere vostro ne ho dimenticata qualcuna davvero importante. Lasciate nei commenti anche qualche consiglio per tutte le altre persone che vedranno questo video. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare come al solito un bel like e noi ci vediamo alla prossima.